Così una notte ho preso con me poche cose e ho attraversato due recinti guardati a vista dalle sentinelle. Come un'ombra sono passato dappertutto, strisciando contro i muri. Ma quando sono uscito dalla base e pensavo ormai di avercela fatta, mi sono trovato davanti Zabelin, che mangiava un gelato. «Ne vuoi uno?» mi ha chiesto con indifferenza. «Sì, almeno quello». Non immaginavo cosa avesse in mente, ma qualcosa mi diceva che non mi avrebbe messo nei guai. L'ho seguito fino a uno sterrato, dove aveva parcheggiato la macchina. Siamo andati insieme in città, saranno state le 2 o 3 di notte. Ci siamo fermati in una specie di ristorante notturno frequentato da camionisti, un posto dove la gente si apparta in macchina con le prostitute. Seduti a un tavolo, abbiamo mangiato senza scambiarci una parola dei piatti a base di carne. Lui li accompagnava con delle lunghe sorsate di vodka. Me l'ha anche offerta, ma io ho rifiutato. Preferivo non ubriacarmi. Dopo aver mangiato in perfetto silenzio, Zabelin ha ordinato 2 gelati al limone. Quando un'obesa e sfinita cameriera li ha posati sul nostro tavolo, lui, finalmente, ha cominciato a parlare. «Nikolai, io non so in quale casino sei nato e cresciuto, ma ti assicuro che qui, nell'esercito, a nessuno frega niente di chi sei. Tu non esisti, qui sei un numero. E se sbagli una volta, loro ti cancellano, proprio come fanno con un numero. Io sono convinto che tu puoi diventare un bravo sabotatore. Credo che questa sia l'unica occasione che hai per salvarti la pelle. In futuro finirai di certo in qualche grosso guaio e mi ringrazierai ancora tante di quelle volte. Parlava piano, senza dare segni di fastidio, continuando a mangiare il suo gelato tranquillo. Scappando dal mio reparto, tu mi metti in cattiva luce. Se questa storia viene fuori, io avrò problemi con il comando superiore e io non voglio avere problemi con loro, chiaro? Lo sai, vero, che ogni disertore viene condannato al carcere militare. Sai che cosa significa? Beh, non pensare che dato che sei stato 2 volte in carcere minorile, hai visto tutto in questo mondo. Per farla breve, caro Nikolai, da domani io ti mando per 3 giorni a fare le pulizie. Assisterai la squadra che gestisce un carcere militare qui, poco lontano dalla nostra base. Quando tornerai, però, dovrai decidere se scappare ancora o restare e fare ciò che tutti noi siamo costretti a fare. Siamo tornati al campo. Io me ne sono andato a dormire in caserma e di mattina mi ha svegliato un sergente prendendomi in giro. «Vai, Conte di Montecristo, sono arrivati per portarti in carcere!» Mentre i miei compagni di reparto ancora dormivano, mi sono vestito e sono uscito sul piazzale. Una macchina con 3 soldati e un tenente già mi stava aspettando. Ci siamo presentati e dopo le formalità militari siamo partiti per la prigione. Zabelin non aveva affatto esagerato nel raccontarmi quel posto. Nel cortile camminavano in cerchio dei soldati che indossavano vecchie divise militari scolorite. Tutti insieme sembravano una massa indistinta grigio scura. Ognuno di loro sulla schiena aveva un grande numero bianco. Erano magri da far paura e si muovevano disperatamente, trascinando i piedi, cercando di imitare la marcia militare. Era il posto più brutto che avessi mai visto nella mia vita. Un soldato armato con uno sfollagente stava in mezzo al cerchio e impartiva i comandi. Sisto! Sisto! 1, 2, 3! In bocca aveva un fischietto di ferro legato intorno al collo. A un certo punto ha fischiato e tutti in un attimo si sono lasciati cadere a terra, i corpi dritti come dei tronchi di legno, le mani sopra la testa. Solo uno è rimasto in piedi. Il soldato gli ha urlato con una voce quasi isterica. Tu! Non hai sentito il fischietto? Poi vedendo che non reagiva, si è mosso velocemente verso di lui. Le
ginocchia del detenuto tremavano così forte e quasi potevi sentirle sbattere, ma continuava a restare in piedi. Porca puttana! Sei sordo? Avevi il soldato mettendosi proprio davanti a lui e senza alcun preavviso gli ha scaricato addosso una serie di botte, colpendolo con lo sfollagente sulla schiena, sul collo, sulla testa. Il poveraccio è caduto in ginocchio e i pantaloni gli si sono subito bagnati. Piangeva, supplicando il soldato di non picchiarlo più. Quella è tutta risposta, gli rideva in faccia. Pezzo di merda! Traditore! Ti sei pisciato addosso! Come ti permetti? E giù, un'altra serie di botte. Il detenuto era a terra adesso e riceveva i colpi direttamente dagli affidi del soldato. La cosa più agghiacciante era che tutta quella scena era svolta in assoluto silenzio. Nessuno dei presenti respirava, come se l'aria in quel posto fosse vuota, senza ossigeno, senza niente di niente.